Ha scelto il Giardino del Mediterraneo di Contrada Perriera Ignazio Messina per la quarta delle quattro conferenze stampa previste per presentare le liste che lo sostengono. Ieri pomeriggio colui che è ancora ufficialmente l'unico candidato a sindaco giocava in casa. L'incontro con i giornalisti infatti riguardava la sua lista civica, quella che porta il suo stesso nome, presenti anche diverse delle persone che hanno dato la propria disponibilità alla candidatura al Consiglio Comunale, tra di loro anche l'avvocato Caterina Sant'Angelo che con Messina ha condiviso il progetto dell'associazione Ora Basta per la riapertura delle terme. Ho ascoltato giorni scorsi un comizio del 1979 che realizzò allora mio padre quando lanciò la lista civica Sciacca Saccenze. Com'è possibile? Le problematiche del 1979, allora esposte in quel comizio, sono rimaste esattamente uguali. E allora questo è stato il momento che ha fatto scattare la molla. Ho pensato, ho detto, dobbiamo impegnarci. È ovvio che la competenza diventa il nostro baluardo. Per poter gestire Sciacca in questo momento occorre competenza, conoscenza e studio soprattutto ed impegno con spirito di abnegazione. Poi Messina, ribadendo i concetti che ne stanno caratterizzando questo momento preelettorale, ha presentato un progetto di recupero del Giardino del Mediterraneo, elaborato dall'associazione Con i Piedi per Terra, capitanata dall'ex preside Sergio Panunzio. Perché dobbiamo parlare di cose concrete, noi non dobbiamo aspettare 6 mesi, un anno per cominciare a lavorare. Se i cittadini decideranno che dobbiamo guidare la città, dal primo giorno lavoreremo per rimetterla in piedi e ridarla ai cittadini e dare alla città la dignità che merita. C'è un progetto di recupero di quest'area che io ho inaugurato nel 1996 con la mia amministrazione, c'era un parco giochi, non c'è più niente, questa è la situazione di degrado che troviamo, ma noi vogliamo cancellarla e riprendere. Ci sono parchi giochi per i bambini, parchi giochi inclusivi, quindi per dare anche la possibilità ai bambini disabili di poter avere un luogo dove divertirsi, campi da bocce, campetto da minigolf, area di relax e ristoro, cioè una cosa che veramente possa dire è una grande area al servizio e a disposizione dei cittadini. Ripartiremo anche da un'altra cosa, dal percorso della città. Partiamo domani mattina dalla Marina per fare il primo chilometro di questa maratona per parlare con i cittadini, con gli operatori economici, perché se non sai quello di cui la gente ha bisogno, è inutile che vai ad amministrare. C'è chi guarda la coalizione di Ignazio Messina, a cui ancora fino a questo momento non ha aderito le liste civiche Sciacca 2022, Onda e Sciacca Terme Rinasce, per possibili ulteriori accordi. Si parla da tempo in questo senso dell'ipotesi che possa entrarvi a far parte anche la lista Insieme per Sciacca, che fa riferimento a Cascio, Sabella, Venezia e Pasquale Bentivegna. A questa sollecitazione, però, Messina ha naturalmente risposto in politichese stretto. Chi vuol condividere il nostro progetto e abbia una parola d'ordine, competenza, e dall'altra parte non liste di partito, non legami a partiti tradizionali che vogliono metterci il cappello, discutiamo e siano i benvenuti, ma con questo spirito non abbiamo nulla da dividere, abbiamo soltanto responsabilità da assumere insieme ad altri se avranno la voglia di darci una mano.